Grazie a Dio stamattina anche siamo insieme ed abbiamo l'occasione di rivedere un poco il tutto ed assemblare quello che finora abbiamo insieme visto nella parola del Signore. Eh, in semplicità il Signore Gesù Cristo attraverso le parabole spiegava delle grandi verità profonde, sempre con spiegazioni naturali per comprendere le cose spirituali. Quando andiamo alla parola del Signore, quando ci mettiamo insieme, anzi io ti dico, lascia tutte le altre cose, perché è importante che tu ci metta un po' di attenzione quando dobbiamo ascoltare ciò che ci vuole dire il Signore, perché se tu ci metti un po' d'attenzione e focalizzi con un po' di attenzione ti resta qualcosa dentro, se no ti sfugge, ti sfiora e perdi un'occasione di avere qualcosa dentro che ti può essere utile ora ed anche in seguito. Perché quello che noi parliamo, la parola, è di natura spirituale, è qualcosa di grande. Noi dobbiamo comprenderle queste cose. Ascoltare o leggere la parola di Dio non è una cosa naturale, è soprannaturale perché quando viene in luce nella nostra vita alimentata dallo Spirito Santo, allora produce il benessere che noi possiamo vedere. Poi non è solo ciò che tu ascolti. Quando tu ascolti con un po' di attenzione, ascolta questo è importante, perché sennò non riusciamo a capire Dio che cosa vuole dire. Dio ci dà la rivelazione, ma noi la dobbiamo comprendere. Non è solo ciò che ascolti quando ascolti la parola del Signore, c'è un'altra fermentazione che si muove dentro di te che arricchisce tutta la comprensione che tu devi avere. Vi voglio spiegare. Io dico una cosa, forse la dico anche un po' sbagliata di come la pensi tu, però ti va a collegare altre cose che sono dentro di te, alla fine ti parla, perché Dio usa tutti i mezzi per raggiungerci. Il mio errore ti fa risaltare qualcosa che tu già hai dentro, lo va a sollecitare e diventa luce per te. Una volta prima della conversione, ti dico giusto per chiarire che cosa voglio dire: c'era un fratello molto semplice che lo ospitava, ospitavamo in casa nostra e dormiva nella mia stanza. Era un missionario, era anziano venuto dall'Uruguay, dall da Montevideo, e Dio lo aveva mandato in Italia con un messaggio in quel tempo, in tutte le chiese che andava, predicava il digiuno. E la notte nel suo letto non dormiva, lui restava tutta la notte in ginocchio. Il suo letto potevamo fare a meno di farlo benedetto sia il Signore. Era molto semplice. A volte mi parlava del Signore, ma io non ne volevo sapere. Cosa succedeva? Che parlando di quel po' che si parlava, lui, nella semplicità, mi dava sempre delle risposte che sembravano leggere, ma mi responsabilizzavano. Perché dopo lo Spirito Santo che comincia a lavorare nel tuo cuore e nel mio cuore, mi diceva, tu ci giri intorno, perché tu guardi la persona, ma guarda che io attraverso quella persona ti ho fatto dare la risposta che tu avevi bisogno. Ora che si è trasferito da te quello che tu avevi bisogno, Sappi che la tua conoscenza ti responsabilizza di più. Vedi, il Signore usava quel fratello che non era un granché, sembrava che io mi prendevo sempre la vittoria nella discussione, ma lo Spirito Santo lo usava perché poi quando ragionavamo io e Lui, lo Spirito Santo, allora mi allertava nel dire guarda che la risposta l'hai ricevuta. Allora quando noi ascoltiamo con un po' di attenzione, il Signore ci dà tante risposte, non solo per, eh, per farci comprendere e convogliare la nostra attenzione nel fare la sua volontà, ma ci sono tante risposte che tu hai bisogno e Dio te le dà, perciò ci deve mettere un po' di attenzione perché è di natura spirituale. Prendiamo le cose naturali per comprendere quelle spirituali. Questa mattina vogliamo mettere insieme un poco cosa ci prospetta la parola del Signore, perché sempre ci dà un tracciato di come muoverci in modo che abbiamo un quadro chiaro ogni volta. E se noi abbiamo un quadro chiaro ogni volta, Vuol dire che stiamo costruendo sulla parola del Signore e non temere che noi con, con il perseverare vedrai tante cose che cambiano nella, nella tua vita. Perché la perseveranza nel Vangelo è importante. Dio quando parla di perseveranza nel Vangelo, nella sua parola, vuole che noi viviamo una vita insieme con lui e poi per l'eternità. Non ci parla di qualche momento particolare come quelli che non riescono mai a sapere da grandi che vogliono fare. Dio ci dice da piccoli, da grandi che vogliamo, che dobbiamo fare perché ci costruisce. Si serve di noi, noi serviamo Dio e siamo onorati. Guardiamo insieme stamattina cosa ci dice. Mettici un po' di attenzione. Vedrai che il Signore ti parla. Quando si parla di seme, nella Sacra Scrittura viene detto che il seme è la parola di Dio. Guardiamo insieme cosa ci dice. Leggiamo insieme in Luca capitolo 8 verso 11. Gesù aveva dato una parabola, i discepoli, esattamente come noi, ascoltavano insieme agli altri, ma non avevano capito. Quando andarono in disparte, gli chiesero, che volevi dire Signore? Prima di tutto dobbiamo avere del tempo da comunicare con il Signore, dobbiamo parlare con il Signore, o con la preghiera o con la comunione. Mentre tu fai le tue cose puoi cercare, lodare, benedire e glorificare Dio e anche parlare. Quando sei da solo col Signore vedrai che ti dà tante risposte. Così fecero. Egli chiesero e Gesù, come sempre, farà anche con te e con me. Dà sempre delle risposte esaurienti semplici ma facili da comprendere. E questo è il senso della parabola. Il seme è la parola di Dio. Mettiti questo nella mente. Quando noi mettiamo la parola del Signore nel nostro cuore, nella nostra mente che man mano scende, è la parola di Dio. Andiamo avanti. Marco 4,20, così abbiamo una panoramica chiara. Questa parola che è il seme, se viene curata, porta frutto. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra, un'immagine chiara, il nostro cuore diventa il campo, diventa il buon terreno dove scende il seme. Sono coloro che odono la parola e la colgono e fruttano qual 30, qual 60, qual 100. Ti è chiaro? Molto semplice. Per vedere i risultati nella nostra vita e portare frutto, frutto per noi, successo nella vita e onorare il Signore. Vuoi successo? Guarda che le direttive che dà la parola del Signore non te li dà nessuno perché nella parola del Signore, anche nel senso pratico, ti dà tanti insegnamenti semplici, ma funzionano. Mi ricordo all'inizio del mio lavoro, ho tirato fuori dalla Bibbia un organigramma per un'azienda che funzionava ed ha sempre funzionato. È diventato un organigramma basato sui principi biblici a partire da Mosè che con umiltà accettò quello che gli disse il suocero. Il suocero era inferiore in conoscenza di Dio, ma lui per umiltà ascoltò e fece esattamente quello che gli disse dietro suo suocero. Incominciò a mettere capi di 10, di 50, di 100, di 1000 e così via. Gli diede un organigramma con un consiglio di fare le cose per bene. Parlava con Dio, ma sapeva ascoltare sia Dio che gli uomini. Noi non possiamo dire, eh, io parlo con Dio se eravamo noi. Ma vattene. così dicevamo proprio. Vaga via, ognuno direbbe in dialetto su, perché io parlo con Dio. Mosè era umile, sapeva ascoltare dobbiamo sapere ascoltare. Quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola, la colgono e fruttano qual 30, qual 60, qual 100, si sente meglio. Segui sempre che possano sentire, se no dici noi non sentiamo, è vero che il peggior sordo è quello che non vuole sentire. Guardiamo nel capitolo 4 di Marco verso 27 come si muove il seme dentro di noi, man mano, come scende, come prende radici, quando lo mettiamo dentro. Se ci sfiora non è dentro, è fuori ancora. E dorma e si levi la notte e il giorno. Il seme intanto... Germoglia e cresce nel modo che gli stesso ignora. Noi ignoriamo cosa fa la parola nella nostra vita. Però essa parola viva non si ferma, ci lavora, ci dà conoscenza. Al momento che serve perché dobbiamo prendere qualcosa e fare. Essa si solleva e ci dà l'aiuto, ci dà la guida perché viene come sollevato. Noi abbiamo un grande deposito nella nostra vita, ma non tutto viene in luce. A volte quando cerchi qualcosa, no, ti sembra che ce l'hai sulle labbra, che stai per dire, ma non ti viene nella mente. Devi andare a cercarlo nel computer del nostro essere per portarla in luce. E molte volte quando hai una certa età non ti viene neppure facilmente. Sembra che ce l'hai lì. Un nome di una persona, qualcosa che devi fare, una cosa che dove l'hai messa. Il seme della parola fa questo nella nostra vita. Dio che cosa fa dal canto suo? Guardiamo in Isaia 55:10. Ha bisogno di qualche cosa. E come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere annaffiata la terra, Dio che cosa fa? Manda attraverso lo Spirito Santo quella umidità che intenerisce il nostro cuore e man mano nel terreno tenero comincia ad allungare le radici, l'acqua. La presenza dello Spirito Santo ci aiuta ad ammorbidire il cuore. Se tu hai fatto delle esperienze col Signore, l'ammorbidimento che porta lo Spirito Santo quando comincia a risvegliare il tuo cuore, ti vengono le lacrime, ti commuovi facilmente, cominci a vivere una vita più tenera. Ma guarda, la natura ci insegna. Che questo fenomeno è un fenomeno di risveglio della nostra natura. Perché se tu tagli un tralcio di vite nel mese di febbraio, non vedi scorrere l'acqua perché la temperatura è fredda e la pianta è morta, vegeta, ma non cresce. Se lo tagli, dal 15 marzo al, tre, al, al 30 di marzo, cominci a vedere una gocciolina di acqua che scende dal tralcio che hai tagliato. Che vuol dire che la pianta si incomincia a risvegliare perché la temperatura che cambia comincia a fermentare la, la vita che si muove perché deve crescere. Vedi la natura come ci insegna perché è un prototipo che ci aiuta a comprendere. Senza averla fecondata e fatta germogliare, sì, da dar seme al seminatore e pane da mangiare. Due cose. La parola, quando viene la pioggia, lo Spirito Santo che comincia ad operare e la risveglia dentro di noi, perché se tu sei stato convertito e sei stato salvato e sei nato di nuovo, ti porto un ricordo per capire. Tu prima di, di essere nato di nuovo conoscevi dei versi della Bibbia, ma non li capivi. Quando lo Spirito Santo è arrivato nella tua vita e sei nato di nuovo, ti ha dato il senso e ti ha dato l'intelligenza di capire cosa sapevi a memoria ma che era spento dentro di te. Lo Spirito Santo risveglia, mette in moto e comincia a creare una temperatura diversa. Dove? Il nostro cuore si mette come la primavera comincia a crescere quello che il Signore ha piantato e guarda bene poi cosa dice cosa produce produce la crescita produce seme per il seminatore e pane da mangiare quello che cresce nella tua vita si sviluppano dei versi che tu li distribuisci agli altri. E una parte di quello che tu ricevi, della parola che hai messo dentro di te, ti serve come nutrimento, perché arricchisce l'anima tua che ti fa vedere la presenza di Dio nella tua vita. E ti senti sazio, ti sazia, la parola viva ti sazia hai due cose seme per poter distribuire perché il Signore ti dà dei messaggi da dare e nutrimento per te perché perché il seme che viene alimentato dalla pioggia alla fine produce questo guardiamo il verso dopo che cosa succede verso 11 Così è della mia parola abbiamo detto che la parola è il seme nel nostro cuore, uscita dalla mia bocca, quando Dio l'ha stabilita, poi ogni volta che viene ripetuta, viene alimentata dallo Spirito Santo. Io ho detto prima che è di natura spirituale, perciò lo Spirito che l'ha alitata quando è stata scritta, lo Spirito alita dentro di te e la ravviva. Dice, ma è strano, ma come può essere? Beh, se tu guardi il ramo di un ciliegio nel mese di febbraio, sembra un ramo secco. Se lo guardi dal 15 marzo al 15 aprile, lo trovi pieno di fiori: da dove sono usciti? Cambiata la temperatura, tu puoi essere trasformato. Poi ne esce il profumo, la bellezza, si prepara per il frutto. Uscita dalla mia, la mia, così la mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me vuoto, senza aver compiuto quello che io voglio. E me è nato a buon fine ciò per cui l'ho mandato. Perciò ogni volta che ci parla, il Signore attraverso di essa ci costruisce un pezzettino alla volta. Perciò richiede la vita e l'attenzione. Perché non è un processo che lo fai come i credenti moderni, i credenti del 2017, sai come sono. Si convertono, vogliono raggiungere tutti, tutti i traguardi e dopo tre mesi sono restati stecchiti per la strada. Signore aiuti. No, dobbiamo continuare come continua la vita. Vita naturale durante. Benedetto sia il Signore. Abbiamo compreso bene. Ora abbiamo una panoramica chiara. Guardiamo cosa dice San Paolo. In primo Corinzi capitolo 3 verso 9. È un insieme poi che si mette insieme per portare avanti l'opera del Signore. Questi siamo noi. e ognuno deve cercare di vedere. Primo Corinzi capitolo 3 verso 9, Michele. A questo punto noi non solo siamo figli di Dio, nati di nuovo, la parola che ci parla, diventiamo collaboratori di Dio, poiché noi siamo collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, poi lo riporto in un altro modo per capire, l'edificio di Dio. L'edificio che vuol dire? Vuol dire che quando dico... Ogni mattina da mesi prendiamo un altro mattone per la costruzione che facciamo. In realtà stiamo costruendo un edificio e la nostra fede, stiamo prendendo del materiale vivo dalla parola di Dio, dei pezzi di pietra prodotti dalla roccia che è Cristo e con la stessa sostanza costruiamo la nostra santissima fede. Eh? Ora siamo insieme e cominciamo ad essere ognuno. Ma prima che passiamo all'edificio, ti voglio far comprendere una cosa. Tu sicuramente hai un giardino o c'è un giardino a fianco casa tua. Quale differenza c'è tra un giardino curato bene e un altro abbandonato? Quello curato bene... Non è che l'erbaccia non ci cresce, ma ogni giorno la individua e la tira via. E quando piove cresce di più, ma continuiamo a tirarla via, quelle che non sono buone. Diventiamo dei coltivatori. Il campo è il tuo cuore. Come curi il giardino, come vedi che curano il giardino. Tu devi curare la tua vita, perché se no si riempie di spine e non ci puoi passare neppure tu. Se tu lasci crescere le spine nel tuo cuore senza curare, man mano che la parola di Dio ti dà luce, guarda che il primo che ci sta male è chi vive in quelle spine. Ci sono delle spine pungenti. Se tu per esempio riesci a liberarti dall'invidia, il primo che sta bene sei tu. Se tu riesci a liberarti dall'odio, il primo che sta bene sei tu, perché queste malattie sono malattie dell'anima che quando noi seguiamo il Signore Egli ci aiuta l'orgoglio, l'avarizia, la discordia. Quanti ce ne sono? Sapete chi sta male? Sta male chi li fa crescere nel proprio cuore. Mentre se noi seguiamo la parola del Signore, Egli ci dà una idea, e quella idea che ci parla ci fa mettere in guardia contro quelle cose. Per esempio, noi che siamo, non sappiamo, li lasciamo sviluppare, ma quando andiamo nella parola del Signore, ci dichiara che quelli. Non sono buoni. Allora cominciamo a lavorarci vicino. Per toglierli, ti voglio portare un esempio. Vuoi mettere per cortesia Galati 5:22? Galati 5:22. Queste cose si sviluppano nella nostra vita. Metti 5:21. Allora, cominciamo dal 20, Michele, vai. Allora, quando si sviluppano queste cose nella nostra vita, la parola di Dio ci serve che ce li dichiara. Vuol dire che queste, non appena le individui nella tua vita, le devi strappare perché queste qui se crescono ti distruggono. Distruggono quelli intorno a te e si crea un'atmosfera che non ci puoi vivere più, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, il contrario della concordia, gelosia, ire, contese, divisioni. Adesso andiamo al 21, Michele, 7, il settario, Dio ce ne liberi ma fa parte del gruppo religioso. Quello è più pericoloso degli altri. Invidie, ubriachezze, gozzoviglie ed altre simili cose circa le quali vi prevengo, come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio. Non solo non lo ereditano, ma ostacolano il potere del regno di Dio nella propria vita che non si può sviluppare. Perciò abbiamo bisogno di curare il nostro cuore, di curarlo e la parola ci serve per acquisire. È come se vedi crescere una pianta, non sai che cos'è, vai su internet, la chiami e ti presenta la foto di com'è. Confronti la foto con la pianta e sai che tipo di pianta è. Pianta da frutto o pianta selvaggia? Allora la decidi se lasciarla, se da frutto la lasci, se è selvaggia la tagli, lasci lo spazio perché crescano le cose buone. Signore, aiutaci, hai capito? Hai capito, tu hai capito. È lì che ci vuole, se tu coltivi il giardino. Se tu coltivi la tua vita, se tu lo fai, perché non devi fare quella spirituale? Perché tu coltivi quando ti devi depilare, fare la barba e così via? Perché? Perché se ti lasci andare, dopo non capisci niente più. Mentre se ogni giorno, io vedo molte volte le donne, stanno sempre con una pinzetta, girano volta, un pelino, cosa vuoi che sia? Però hanno preso a cuore di curarsi. Così dobbiamo curare la nostra vita interiore. Di fronte alla parola di Dio che ci spiega queste cose, quando noi vediamo che non vanno bene, dobbiamo toglierle, perché questo tipo di coltivazione lo ha affidato a noi. Non possiamo dire se Dio ci dà un campo, un terreno, noi non lo coltiviamo e poi ci moriamo di fame. Il terreno produce grano, ne puoi avere quanto te ne serve se tu lo coltivi. Se tu non lo coltivi non puoi pretendere che tu vivi una vita normale perché tu dormi e non sai con l'intelligenza che Dio ti ha dato usare quello che devi fare. Guardiamo l'altro verso che stavamo leggendo. L'edificio di Dio, verso 10 del capitolo eh, 3 di Primo Corinzi, Primo Corinzi capitolo 3, verso 10: Gloria sia resa a te, Signore. Guarda, noi diventeremo dei bravi coltivatori. Io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, ho posto il fondamento. Altri vi edifica sopra. Siamo nella costruzione adesso. Ma badi ciascuno come gli edifica sopra. Ah 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 ah. Ognuno deve curare. Dobbiamo stare attenti perché Dio ci dà l'intelligenza e dobbiamo chiedere al Signore. Dobbiamo sapere anche perché facciamo una cosa. Non deve essere per sopraffare un altro per dimostrare a un altro, no, per noi deve essere tutta l'opera di Dio, qualsiasi cosa che fa parte dell'opera di Dio, noi dobbiamo collaborare con schiettezza, senza spirito di parte e senza gelosia, anche nel campo spirituale c'è la gelosia, ma non bisogna farla crescere. Passiamo al verso 11. Poiché nessuno può porre altro fondamento che a quello già posto, cioè Gesù Cristo. Gesù Cristo è il fondamento. E noi costruiamo la nostra fede sugli insegnamenti di Gesù e ogni giorno e li curiamo. Andiamo al verso 12. Ora, se uno costruisce, se uno edifica su questo fondamento, oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia. Quando fai la casa cosa ci metti? Visto che la devi fare, non prendi materiale che non regge perché poi ci resti sotto. Fai delle valutazioni ogni volta. È facile che devi fare un bagno e ti costa 20 euro al metro per mettere le piastrelle. Se vai a prendere una mattonella di 2 euro e poi la devi togliere e si rompe, cosa fai? Pensi prima, ora che lo faccio, lo voglio fare bene. Una volta che cominciamo a camminare col Signore, dobbiamo subito cominciare a comprendere come crescere, perché se no poi per riparare ci vuole di più la preghiera, la lettura, la consacrazione. Il togliere. Io conosco credenti che sono ancora malvagi, ne conosci tu. Come fanno? Però la loro vita è una vita disordinata, senza frutto, senza frutto, perché Dio non può benedire un cuore malvagio, un cuore geloso, un cuore pieno di invidia. No, possono prendersi delle rivincite che dall'impressione scappano, fuggono. Ma alla sostanza il Signore non gli affida mai un compito, perché? Perché non lo possono, non lo possono portare e voi li vedete, non hanno, sono sempre quelli che mettono insidie e dividono le persone, non sono mai delle persone che aiutano a crescere, fanno una volta qua, una volta là, non si capisce. Il Signore ci deve aiutare. Guardiamo il verso 12. Mettiamo materiale buono, fratelli. Ora se uno edifica, l'opera di ognuno sarà manifestata. Qualcuno riesce bene a coprire in questo tempo, ma attenzione, ha perso la vita. Ha fatto credere che serviva il Signore agli altri, ma quando va dal Signore... Il Signore non lo conosce. Infatti, se tu guardi la scrittura, quando sono arrivati là, ha detto, Signore, io ho fatto questo, questo, questo. Il Signore ha detto ma io non vi conosco. Ma come? Noi abbiamo predicato, abbiamo detto, abbiamo fatto, ma io non vi conosco. È arrivato altro. E il Signore ha detto, entra perché tutto quello che hai fatto. Ti permette di... hai fatto la volontà di Dio hai fatto la volontà di Dio e quello che l'ha fatto dice signore ma quando mai l'ho fatto io vedete noi facciamo le cose il bene si scorda e perciò il male che si ricorda non bisogna lasciarlo nel nostro cuore quando mai l'abbiamo fatto Gesù ha detto quello che avete fatto l'avete fatto per amor mio e io ne tengo conto e l'ho scritto nel libro che è qui, poiché quel giorno ha da apparire qual fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Guardiamo al verso 14. Se l'opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, e eh riceverà la ricompensa. Guardiamo al verso 15. Se l'opera sua sarà arsa, e eh ne avrà il danno. Ma egli stesso sarà salvo però come? Attraverso il fuoco: qualcuno che ha retto e ha cercato in tutto quello che fa di mantenersi appena 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 ad essere salvato, una vita persa, perde pure quel poco che è stato fatto. Ma alla fine, dove noi dobbiamo curare tutto questo? Guardiamo nel verso 16. Non sai tu che sei diventato il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita dentro di te, il campo, l'edificio, la tua vita, la coltivazione, il tutto, per avere un'idea più chiara. Tu sei il tempio di Dio, dove lo Spirito Santo ti dà tutta la forza e il discernimento per arrivare a destinazione secondo il progetto divino, perché Dio dimora dentro di te. Se ci sono tutte quelle frattaglie, non ho di più la sua voce, non ho di più la sua guida, resti confuso, non sai che cosa devi fare. Se invece tu curi attraverso gli esempi che abbiamo ricevuto, allora senti sempre la sua presenza. Dove dimora Dio? Nel Tempio. Dimora dentro di noi. Io conosco credenti che mi dicono: Ma sta mezz'ora che non sento la presenza del Signore. Subito mi preoccupo, ah, vedi? Si preoccupa più se non sente la presenza del Signore, che se le cose vanno male o vanno bene, poco interessa. Quello che è importante è quello che ti voglio dire: il Signore ci ha detto una cosa, Cataldo, con questa missione tu non porterai una denominazione, perché ce ne sono già troppe. Io ti do un messaggio potente, io accompagnerò con la mia presenza la parola, dove arriva la parola, in lungo e in largo, ai cuori che si aprono davanti a me, io gli faccio sentire la mia presenza. Voi siete il tempio dello Spirito di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Come possiamo non sapere se c'è lo Spirito di Dio nella nostra vita o no? Perché noi lo sentiamo, lo sentiamo, e a questo punto che cosa vogliamo fare? Vogliamo camminare per lo Spirito, perché lo Spirito fa crescere un altro tipo di frutto nel nostro cuore. Michele, vai a Galati 5, 22, o leggiamolo nel 23. C'è una grande differenza, fratello, per esaminare se tu sei o non ci sei. Non come appari agli altri, sorella, non come sai apparire agli altri. Questa è un'analisi che la devi fare tu. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Oh, che differenza c'è. Eh? C'è una grande differenza. Questi sono i riscontri che tu devi avere man mano che coltivi la tua vita. Mentre il Signore manda il seme della Sua parola, la pioggia per farlo crescere e mentre cresce tu lo devi coltivare. Ci vuoi lasciare l'uno o l'altro? No, ci vogliamo lasciare questo. Non vogliamo neppure leggere gli altri. Vuoi leggere il 23 Michele? Contro tali cose non c'è legge. Quando ti, tu ti comporti con questo, non hai bisogno di eseguire perché va da sé. Quando tu vuoi bene a una persona, va da sé che gli dai il meglio. Non devi andare a leggere che gli devo dare. Cerchi di fare il meglio. Cerchi di comportarti al meglio. Lo fai col cuore perché il tuo cuore ti trasporta da farlo in quel modo. Vogliamo ringraziare il Signore? Dai, ringraziamo il Signore perché ci parla proprio in un modo elementare, ci sta facendo fare proprio una teologia elementare, la potremmo chiamare. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, perché tu ci dai attraverso immagini chiare e semplici come possiamo crescere per vivere una vita armonizzata con lo Spirito Tuo Santo. Benedici ognuno che siamo in smascia, Signore, benedici. Manda una benedizione potente ad ogni cuore che ha bisogno di essere benedetto in questo momento e che sente la necessità e che alza la sua mano per dire Signore, dammi una benedizione stamattina, voglio curare meglio la mia vita perché ci sei tu dentro di me. Ti voglio dare un posto speciale dove tu puoi spaziare nella mia vita. Prenditi tutto di me. Ti voglio servire, ti voglio seguire, perché tu ogni giorno mi fai comprendere cose che mi aiutano ad avvicinarmi a te. Ti ringraziamo insieme, Signore, perché tu sei degno di ogni lode. Grazie a te, Signore. Grazie a te, Signore. E il Signore ti benedica. Dio piacendo, ci vediamo stasera per le sette e mezza per la preghiera. Dobbiamo continuare. Eh, se noi torniamo alla chiesa del primo secolo, non avevano orologi per sapere quando si dovevano fermare. Mi piace San Paolo, grande, grande, grande. Predicava, la gente si addormentava, uno cadde giù dalla finestra, scese giù. Era morto, pregò, Dio lo risuscitò, tornò sopra e continuò a pregare. Signore, aiutaci. Leggi ogni giorno la parola del Signore. Prega ogni giorno, Signore, parla, comunica col Signore. Parla di questa scelta che hai fatto di cominciare a camminare nelle vie del Signore. Segui gli insegnamenti di parole di vita perché sono genuini, semplici, ma che lo Spirito Santo li usa per parlare al tuo cuore. Frequenta una chiesa dove si predica tutto l'Evangelo e vedrai la tua vita che viene trasformata, potenziata dallo Spirito Santo perché Dio manda la sua parola e manda anche la pioggia perché possa crescere nel tuo cuore. Un'altra cosa importante, se hai bisogno del Nuovo Testamento per leggerlo, chiedilo, telefonaci e te lo mandiamo. Se hai bisogno del Vangelo di Giovanni, ti mandiamo il Vangelo di Giovanni. Sono scritti grandi anche per gli anziani, per chi ci vede poco. Se sei un seminatore, l'Evangelo costa un euro, li puoi chiedere e te li mandiamo, il Vangelo di Giovanni costa 20 centesimi, 80 pagine, dobbiamo nutrirci e far nutrire della parola del Signore. Se ne hai bisogno, telefonaci, il pacco dei Vangeli è da 200 e costa 40 euro, il pacco dei Nuovi Testamenti è da 40 e costa 40 euro. Se ne prendi due pacchi paghi una sola spedizione perché restiamo nel contesto dei 30 kg e risparmi 15 euro. Dio ti benedica, pace, ci vediamo stasera.